Oggi parleremo nuovamente degli incentivi disponibili per le imprese dedicati all'innovazione 4.0. Faremo un cenno sulle novità della legge di bilancio 2019 e faremo un cenno sul decreto crescita che è stato pubblicato da pochissimo, è entrato in vigore dal 1° maggio, e soprattutto parleremo dei motivi di revoca di alcune agevolazioni, perché riteniamo che le imprese in alcuni casi le stiano sottovalutando. Quindi abbiamo creato degli opuscoli che riguardano proprio un'attenzione alla revoca di queste agevolazioni automatiche. Il nostro sito web www.mendelson.it è sempre attivo, da lì chiunque registrandosi può fare richiesta di qualunque tipo di documentazione brochure che il nostro centro studi si occupa di produrre, dico quasi quotidianamente, per tutte le novità che sono di volta in volta disponibili nel mondo degli incentivi. Noi del Politecnico del Made in Italy siamo orgogliosi di ospitare per la seconda volta questa importante edizione con questi player internazionali che possano dare visibilità e importanza a un settore, quello del tessile abbigliamento calzaturiero, che sino a qualche anno fa era stato dato per spacciato e invece è rinato, vivo e vegeto, e potrebbe dare delle grandi opportunità e dovrebbe essere attenzionato maggiormente da parte delle istituzioni e in generale da chi governa la nostra regione. Quest'anno, nel ripetere l'edizione, abbiamo pensato che mancava un pezzo, cioè dovevamo dare la parola anche a chi produce quotidianamente queste macchine, questi software che poi sono a disposizione sia del Politecnico del Made in Italy come scuola per formare i professionisti che poi vengono assimilati da queste aziende, e sia soprattutto delle aziende che poi trovano degli operatori già pronti diciamo ad utilizzare questa tecnologia avanzatissima. Quindi a quel che l'anno scorso era scenari e leve per lo sviluppo, abbiamo aggiunto la parte importante di queste grandi multinazionali che poi ci rendono orgogliosi anche nel mondo, perché è vero che sono delle multinazionali, ma sono, la maggior parte sono tutte italiane. Siamo i leader al mondo nella produzione di macchinari per la produzione di calzature e abbigliamento, quindi era bene comunque invitarli qui a Casarano per anche abbattere questo gap infrastrutturale e geografico, diciamo. Il futuro va interpretato e attualizzato guardando la tecnologia che è a disposizione di queste filiere, ma poi ci sono due importanti leve per internalizzare queste tecnologie. Una, l'abbiamo citata prima, sono gli incentivi per poterle acquistare, ma l'altra, quella fondamentale in cui ruota tutto, attorno a cui ruota tutto, sono le persone. Quindi noi ci occupiamo di trasferimento di competenze, di formare le persone, e il mio intervento riguarderà diciamo questa importante leva, il fatto che il Politecnico del Made in Italy prepara le persone sugli stessi strumenti che poi troveranno in azienda: Shoemaster 3D, Caligola di Comels, AccuMark 12 di Gerber. Sono tutte tecnologie avanzatissime per la prototipazione rapida, sia manuale che digitale.